Sì, prova. Good morning, you speak English. Sono che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che so con un bongo. Io non so con un bongo. Cosa hai messo nel caffè? E la figlia che va a cantare. E poi la canta. A tu. Tu barco. Se la fiamma mi sono fuggito, stiamo andando praticamente. Sai, ma la colazione l'ha fatta tu? Ho un caffè insieme. Se la fiamma, non è sabugiato. Ti ci ha imbacchiato un panettone di dita, ti ci ha imbacchiato. Allora, noi lo faccio anche sul nostro Pino Gigliotti. Trovate Pino Gigliotti e mettete mi piace, se mi piace. Se un mi piace mi dice lo stesso, non è che si paga. Panettone o Pandoro? Tu che perché? Tutti i due ti fregherei, tutti e due ti fregherei. Panettone. Perché c'è l'uva bassa? Quando c'è l'uva bassa, pare che con un bicchierino rosso, no? Se la fine ha fatto colazione, però giuro che non ha. Quindi stiamo andando a Bianco di Reggio Calabria, giusto? Sì, sì. E poi la prossima saremo ad Oppido, se Dio vuole il ciel ci aiuta. Quindi stiamo girando sa Calabria. E gli diciamo pure, diciamo ai nostri amici, senza stancarci mai, che dal 22 dicembre ci dovete sopportare nel senso della parola, che ci saranno 16 puntate del premio D'Alessio a Toronto, tutto Toronto, quindi anche pure per interessarci c'è anche un parente mio, c'è anche un cugino, vi facciamo vedere a modo nostro la Toronto, a modo nostro da 15 anni a questa parte. Quindi sarà femminile, adesso ti pigliavo su uno? No, zio P. Sicuro? Sì. No, perché ti pigliavo poco e poi davanti un bicchiere. No, zio P. Non dava parte. No. Oye, sarà femminile, mi sa che il prosecco me l'hai dato, però. Sì, mamma mia. Come no. Che cosa fai? Ma possiamo chiudere o poi io possiamo andare nella menzione, possiamo. Una bella giornata, ragazzi, eh. Quindi poi ci fermiamo per un caffè e ne fermiamo. Sai chi ci sta dicendo? Una cosa che non sopra se a Camposanto c'è nemmeno la cagando, non è una picca, ma è lungo, capito? Ciao. Sì, buongiorno ragazzi, quindi facciamo. Abbiamo già fatto l'apertura, se non mi sbaglio, o no? Questa è proprio l'apertura. Sì, zio Pe. Seconda puntata, la vorremmo dedicare, la siamo al mercato di? Di Bianco, quindi noi siamo già. Calabria. Bravo, provincia di Reggio Calabria. Siamo in compagnia e vorremmo sapere, oggi è la buona vigilia, signora. Grazie. Lei ci ha visto sicuramente, perché già sorride, ci ha visto. No, perché... no, io veramente come non ci ha visto? Sono appena sceso dall'aereo. Aspetta, lei ci ha visto? Sì. Sulla, dove ci ha visto? Telereggio credo che sia. No, la C, la C che non ha detto. Pino Gigliotti, come l'ho visto. Zio. Come zio Pino, sì, l'ho visto. Buongiorno, scusa. Allora, avete visto noi prese dirette, non tagliamo nulla, quindi la signora non ci ha visto, Che cosa sta comprando? Possiamo un po' di roba. Passare? Sì. Deve passare. Dammi un mesà, ho avuto un mesà. No. Le voglio regalare. Fermati Vincenzo, fermati. Vince, almeno fai una mano, come piace? Aspetta, Vince, aspetta. Aspetta, regalo delle cose per un momento. E allora, ora le faccio il regalo, io le faccio il regalo. Allora, ecco qua. Chissà quante dolcine prepara la signora, giusto? Qualcosina, non tanto, però qualcosina dobbiamo fare, il minimo. Bravo. Dobbiamo fare. Oggi che preparate oggi? Che è la vigilia. La vigilia fino a stasera, capace che faccio qualche ciambella, qualche dolcino così. No, non faccio tante complicate perché non. No. Cose poche, giusto? Oh. E la signora invece poi l'immacolata si fa la carne. Sì. Ma a capuzza la cucinate voi? A capuzza la cucinate? A capuzza? No, capuzza. E chi significa? A testina. Non si usa qua molto, no? Non si usa. Però io quando c'eravamo noi gli animali, mio papà ce l'aveva e la faceva. Hai capito? Come si chiama? Tu gli chiami a capuzza, noi gli chiamiamo i stiglioli, hai capito? I stiglioli! Buoni! Cucciolà, sì! I stiglioli, bravo! Allora, il stiglioli è una signora che cucina, Paolo Mara, tu sei un grande Paolo Mara, come azienda, come grande intelligenza, number one come azienda, poi guarda qua, signora, vai qua. Vai Pino Gigliotti, ecco qua. Grazie signora. Grazie, che sia una buona vigilia, una buona immacolata per tutti e buone feste. Grazie veramente. Diamo un'in. Minamo che carni pure. Buongiorno. Noi veniamo in tutti i mercati, poi c'è,
c'è la grande complicità artistica di questa grande azienda che è l'Elka Sound, e il nostro grande Salvatore Rugolo. Io ti ringrazio sempre per la tua bontà, ma comunque oggi siamo veramente in compagnia di ottimi, ottimi amici, e pensa che lui ha un brano bellissimo che si addice molto a quello che fai. Possiamo fare? Se... Sì. Allora ragazzi, mi raccomando, perché in chiusura, adesso facciamo qua 10-12 minuti, poi andiamo nella sua grande... Andiamo qua vicino, proprio un inedito. Non solo un inedito, è un brano che raccoglie veramente quello che è la compagnia di noi calabresi. Che meraviglia, allora sono molto sono curioso. Sono canzone popolare, canzone vecchia, ora l'abbiamo riarrangiato noi in modo... Allora, perché modo si chiama? Che bella compagnia. Sì, e lei come si chiama? Maurizio Politano. Maurizio, aspetta, allora, Maurizio Politano, noi c'è un impegno, che perché oggi dobbiamo andare per... Se no Giovanni Rodio un buon mondà a trasmissione, dobbiamo andare in onda domani. Per rispetto a Giovanni non posso mettere un gipo con la capo che c'è il cignale oggi. Un impegno che lei, perché lei produce anche del prosecco che parte in casa. Sì. Portane una cascetta la prossima volta che fermiamo. Portane una cascetta, un tipo d'acqua, una con l'altra volta. Vabbè, ma ne portai una per aperitivo, per no? Ma poi Benedica, tu non restai a terreto, che una è una maniera, una è un'altra, usagliate tutto. Mi lasciamo adesso, facciamo adesso. Buongiorno signor. Oh, dammi il premio. Buongiorno signor. Signor, lei mi deve dire, se ci vede ogni tanto in televisione, ci vede o no? Ma chi ne vede? Non mi sono mai accorto. La cica nella 19 non ci ha mai visto, signor. Quale canale, scusi? La C canale 19 lo conosce? Sì, ma non lo vedo tanto. Non lo vedo, e che cosa vede? No, diciamo. Diciamo Rai 1, Rai 2, canale 5. Maria De Filippi. Maria De Filippi. Ma lei è stata, quindi diciamo che sulle televisioni regionali calabrese lei non ci sta molto. Molto. Reggio Calabria, come dice? No, signor, perché cadde siamo a Potenza, o siamo a Reggio Calabria, non siamo nel Regina. E di dove è lei? Io sono qua della Calabria, di Bianco. Quindi non segue la televisione calabrese? La Calabria, poco, diciamo, è così. Ma perché segue Maria De Filippi? Perché? Ma diciamo... Uomini e donne, sì. Uomini e donne. Uomini qua c'è Barbara Dulce. Barbara Dulce, ci sono delle cose che accadono. Ragazzi, fanno ascolto, chi sa la televisione? Il segreto. Ci sono delle cose che accadono. Ah, voi tutti insieme, però. Chi segue a Valentino si segue. Si segue a Valentino. Il segreto. Ma che segreto è il nostro amore? Oh, prendi il buon gusto. Il nostro amore, ma che segreto è? Lo vedrebbe anche un bacio come essere, non me le guarda. Ma questa che cos'è? È una salsa della nonna? No, è una bomba a mano, signora, che se ne cosa? Ah, io tenderò su un ballare. Ah, è buona. La salsa, allora. Non manco chissà che conosce. Sì, la salsa certo che la conosco. E com'è questa salsa? No, so che la salsa è buona, però... Non l'ho mai assaggiata. Questa qui non l'ho mai assaggiata. Signor, grazie della complicità. Un mistero è una cosa positiva, un mistero per dire. La salsa non la conosci. Siamo un'in, capite? Siamo un'in, per piacere. Siamo un'in, per piacere. È sua, signora. Grazie. Voglio, signora, le vorremmo fare un regalo. Noi rispettiamo, per carità. Ecco, questo era un crimo, vedete? Ecco, ancora nei mercati. Non si chiama crimo, si chiama Crisaredda. No, a Denuso si chiamano crimo. Ah, vabbè. Però il setaccio. Un crimo chiamiamo questo una oliva, capito? Chi si chiama Crisaredda? Rigiare. Come si chiama? Rigiare. Rigiare, ecco, Rigiare. Vedete come i termini dialettali cambiano, ma dobbiamo studiare, vero signore? Sei becche di vino o facisco? Sei punturi. Ah, sei punturi. Come sei punturi? Quando ci sei punturi? Io. Perché? Oggi? No, stamattina un'altra. Un'altra punta, perché? Ora è freddore. E te la tiri punturi? Che mi faccio? Ci vuole pinnoli di cantina, ci vuole. Ci vuole una bottiglia di prosecco da campare, ci vuole. Ci vuole una bottiglia di prosecco, ci vuole. Allora ragazzi, i nostri progetti, accorto Serafè, ve lo diciamo adesso, partirà, quindi vi stancherete secondo me, non che vi stancherete, dal 22 Serafè, dal 22 dicembre ci sono le puntate registrate a Toronto ragazzi, quindi se vi piace l'idea. A proposito di Toronto dobbiamo salutare tutti gli amici canadesi che ci ascoltano sempre. Bravo. Anche sul tuo canale YouTube ho messo mi piace, mi sono iscritto. Sulla nostra pagina Facebook Fortunato Sull'Italia e Valentina Donato, seguiteci. Dammi pure qualche fan pure a me. Te li passo, sì. Quindi cliccate alla pagina. Te li passo i fans. Pino Gigliotti Fan Club.
la CTV, il programma per mettersi. Ci stiamo divertendo girando tutti questi borghi caratteristici della Calabria. Oggi ci troviamo in provincia di Reggio. Bianco, provincia di Reggio, ed è molto bella perché c'è sempre il sole, ragazzi. Sempre. Questa Calabria bella che ci appartiene veramente in tutto il mondo. Signora, lei ci ha visto qualche volta sulla Cica Canale 19? Non voglio riprendere. No, però ci ha visto. Lei ci ha visto qualche volta sul canale? Come no? Diteglielo per favore. Sì. Zio Pino, mi conoscete? Sì. Grazie. È importante. Grazie. È tutto casa diretta, quindi non è che facciamo mi preso un dos, giusto? Che le mine oi Benedica, che le mine? Pasta e co, pasta e ciccioli. Aspetta, ora ti do una cosa bella, dove sarà la fece? Prendiamo la pasta, aspetta. A due lo coso. Mi fermate un attimo che vi devo dare la pasta, un attimo, aspetta. Possiamo chiudere già. Però volevo dare la pasta a questo nostro amico, volevo dare. No, era un piccolo pensiero. Va bene, grazie. Un bacione a tutti, ragazzi. Noi ci trasferiamo adesso, perché poi noi facciamo questa sua puntata o ad Oppido la seconda volta, dobbiamo vedere gli impegni. Oppido oppure Opolistena, quindi ecco. Dal 22 dicembre lo speciale registrato a Toronto sulla C canale 19 tutti i giorni fino a Rabefan. Andiamone. Noi siamo sempre a Bianco, ragazzi, di Reggio Calabria. Bianco. Allora, ragazze, buongiorno. Guarda qua. È tutto pronto, zio. È tutto già pronto. Un prosecco va a chiume. Allora, questo è un inedito, ragazzi, un inedito che si intitola Voglio fare questa puntata dall'altra parte della musica, della puntata con la musica. Mi legge tutto in bordo, Serafe, che muova di sempre. Via. Saluti e brindisi. Allora, il microfono va così o lo tengo io il microfono? Oppure va. Pure qua. Ok, vai. Alla saluti mi, mamma, capelli in belli, la Madonna, capelli in belli, la Madonna. Alla saluti mi, tutti i miei padri, la corpa di te, e bene figli, la corpa di te, e bene figli. Alla salute mia,
Ragazzi, questo è un grande inno scritto da Salvatore Rugolo, quindi come vi dicevo poco fa, è molto emozionante ed è suona, ma pina poco pino, se tu non rapi su pino che fa? Allora ragazzi, Salvatore Rugolo, tante soddisfazioni. In 30 anni di attività penso che la musica calabrese comunque al sottoscritto ha dato tantissimo. E tu hai dato tanto a questa Calabria e continua a dare tante emozioni, questo è molto... Guarda, io appunto con te sono anche nato e cresciuto televisivamente, sinceramente parlando, e mi ricordo gli anni di Dammo Cori, era un qualcosa di fenomenale, cioè non c'era casa calabrese che non aveva questo brano, ma quello, oltre a quello poi c'è stato un susseguirsi di brani che comunque mi hanno portato tanta fortuna, come questo che avete ascoltato appena poco fa, dal titolo Salute e Brindisi, e il saluto lo voglio fare a voi telespettatori per un augurio insieme ai nostri amici, a Belcastro, Maurizio Politano e Fortunato Stilitano, Cuzzo Pino e Ocamera. E come c'era fe? Minamo che canne poco, salute! Salute, amore! Allora ragazzi, io direi di continuare quest'altra puntata, chiudendo proprio la puntata con... poi faremo anche video per i nostri social in questo modo. Qual è la prossima canzone? Questa è quella che abbiamo parlato. E allora ragazzi, bevete. Noi non possiamo perché dobbiamo andare a Cosenza, ma la promessa è, caro amico mio, che ti voglio vedere la prossima volta. Poi c'è una cascetta su Prosecco. Signori, chiudiamo questa bella giornata con... Com'è? Che bella compagnia. Che bella compagnia. Divertimone. Vai!
ma non abbiamo finito, sarà. E ma a casa mi abbiando, siamo. Ci stanno, ci hanno accompagnato, hanno accompagnato per quelle strade, insomma, sarà venuto un tanto si ricorda. Io per aiutare. Una bella giornata, amore. Una bella giornata, c'è vero. E vi saluto amici e buonasera! E Pino Gugliotto se ne va prima muscura! Gigliotti, quale Gugliotto? Rifalla, che fa su Gugliotto? E Pino Gigliotto se ne va prima muscura! Cantavi tante cose da fare! Amici vi saluto, non potete più restare! Che bella compagnia! Amici con Gesù! Vi cerco scusa a tutti, ma Gigliotta non potete restare più! Gigliotta! Una confusione tra Gullotta e Gigliotta. Allora, fortunato, se no, voi entrate sulle pagine dei social perché ci sono delle belle cose che abbiamo fatto, poi stiamo, le condivido. Stiamo caricando, sì, sì. Ci stiamo divertendo, quindi se ci divertiamo noi speriamo di passare questo nostro entusiasmo. No? Settimana prossima saremo a Oppido, Oppido, sì, sì, in Reggio Calabria, ci sarà anche Vincenzo. Vince, com'era il chiaro là? Un chiaro com'è là? Chiaro rosso? Rosso, no, rosso, rosso. Però rosso. Non cambio più, eh? Oppido rosso. Allora, la prossima saremo ad Oppido, ragazzi. E allora come si dice, che bella compagnia, che bella compagnia. A domani, ragazzi, a domani.